immagini di questo documentario, di questo video, il video sono dedicate a questa, oggi la chiamiamo ancora una mostra, ma di fatto è un'avventura. È l'avventura che il titolo della mostra riassume, Il vento dei luoghi, in cui cioè la cinepresa, il nostro sguardo, come il vento attraversa i luoghi. E lo fa seguendo la traccia che Cattani ha predisposto, di cui avete e sentirete parlare direttamente dalla sua voce. Cioè un'immersione, un pensiero che si immerge in un altro pensiero, un pensiero fatto di immagini, a tratti anche di parole, fatto di appunti, di disegni, di collage, che si vanno a immergere, non trovo altra parola, nelle parole, nella letteratura, nella scrittura e nello stesso fare del dipingere di Hermanès. Si tratta di un vento come compagno di un viaggio, come bussola di un viaggio, dove i luoghi sono le tracce dell'esperienza, le foto di un soggiorno, lo stare fermo in un luogo, nel proprio habitat, la percezione dei rumori, l'ascolto dei silenzi del proprio studio. Ecco, tutto questo complesso sistema di relazione fra due mondi culturali, letterari ed artistici, a distanza di tempo, si concretizzano in un evento espositivo, dove l'esposizione quindi diventa veramente percorso, dove non diventa solo sosta di fronte all'immagine, ma fruizione, catalogazione, gestione. Lo spazio espositivo della galleria qui a Lugano porta con sé traccia a sua volta di altri luoghi, memoria dello studio di Hermanès qui vicino, sulla collina d'Oro, ma anche frammenti dello studio di Ferrara di Giorgio Cattani, frammenti di materiali che fanno parte della sua quotidianità, il tavolo, il disegno, e che poi vengono predisposti per un evento particolare qual è il viaggio. Le opere vengono racchiuse dentro delle casse da viaggio, sono le casse in cui avvengono i traslochi, in cui avvengono gli spostamenti. È uno spostamento temporaneo, è uno spostamento concettuale, è un'idea di spostamento, è un'idea di viaggio, dove il viaggio non è andare da un punto a un altro, ma è uno stato, una condizione. È il viaggio del pensiero, il viaggio dell'emozione, il viaggio della poesia, il desiderio del viaggio, senza che ci sia bisogno poi del viaggio. Ecco, questa è una mostra importantissima, una mostra che conferma e rivela la straordinaria creatività collegata strettamente alla sensibilità di un grandissimo pittore, di un grandissimo intellettuale, di un artista appartato, riservato, ma che è in grado di offrire momenti di condivisione dell'esperienza sensibile. Questo è Giorgio Cattani, sono convinto di questo. Bene, che dire? Ricordo
un primo spostamento da Milano verso Lugano con Andrea Del Guercio, che conosco per il suo rapporto che ha nella storia dell'arte, e mi invito a presentarmi Igor Rucci, che dirige questa galleria Five Gallery. E proprio attraverso Andrea sono arrivato qui a Lugano. Arrivando a Lugano, era d'inverno, poi mi ha accompagnato a vedere la Fondazione S, che non conoscevo. E stranamente è lievitata una memoria molto, molto importante per quanto riguarda il mio vivere e quello che sarebbe avvenuto in un'idea ancora dove stavo curiosando verso orizzonti impossibili. E cosa avviene? Avviene che mentre con un gruppo di amici si doveva gestire, diciamo, dei fine settimana dove poter andare, in luoghi che comunque erano legati allo svago, e che vivevo in compagnia in maniera molto gradevole, c'è stato però un attimo che mi era capitato, nella scuola che frequentavo, un libro di Hermann Hesse, che era Il lupo della steppa. Ora sinceramente in quel periodo non ero un grande lettore, però questa parola lupo della steppa, al di là dell'autore, forse non conoscevo nemmeno in quel periodo, insomma presi questo libro e lo lessi. E sono quelle magie alcune volte, e poi nella mia vita ne ho avuto moltissime, dove ti si aprono mondi, ti si aprono porte, finestre, e avviene una strana situazione dentro di me, perché con quella lettura ad un certo momento mi vado a socchiudere le porte forse delle discoteche che frequentavo e cominciano ad aprirsi quelle invece delle biblioteche, per cui dentro di me si muove un mondo molto intimo, un mondo che forse prima con molta serenità era vissuto con i suoni di una musica che muoveva, diciamo così, più un concetto di non pensare. E questo libro mi porta ad aprire appunto zone di intimità dove è il pensare che diventa protagonista. Per cui arrivando a Lugano e vedendo il luogo espositivo dove era possibile una mia mostra, beh, è lievitato quello che sta spesse volte nell'equilibrio del vivere, perché una memoria passata che si stava portando verso una realtà concreta, e di conseguenza Hermann Hesse diventa il protagonista di un pensiero. Ora nei miei lavori è sempre stata la protezione o la ricerca o il grande viaggio, come l'ho chiamato più volte. Il grande viaggio non è quello dove si entra nelle agenzie e si comprano biglietti. Il grande viaggio è molto più costoso, ma anche molto più affascinante, dove l'intermediario agenzia non c'è e sei tu con te stesso. Ora torno sempre al rapporto con Hermann Hesse, perché chiaramente sono venute altre letture. E beh, è uno scrittore che ti fa scoprire mondi che oggi sono attuali, oggi questi mondi sono arrivati a noi, e da allora erano mondi raccontati: l'Oriente, il mondo intimo, la meditazione, la riflessione, tutto quello che invece nella mia vita andavo, seppur accompagnato da letture, a muovermi con quello che è poi, io ho detto, la velocizzazione della vita attuale, la velocizzazione dell'Occidente, no? Che è stato un grande riferimento storico, specialmente in territorio italiano. Penso che è la grande modernità che poi accompagna una grossa fetta di umanità, sia il Rinascimento, insomma, no? Che nasce da noi. Ma comunque allora con Hermann Hesse lievita, diciamo, questo compagno di strada in quello che poi mi apparteneva come viaggiatore di intimità, ma non un viaggiatore, diciamo, chiuso in me stesso. Ho sempre cercato di lanciare dei segnali oppure parole di comunicazione attraverso i miei segni. La comunicazione era quella che, mentre la velocità dell'oggi ti portava ad un eccesso di consumo o anche una piacevolezza del consumo, beh, invitavo anche a viversi
la gradevolezza, il gusto, l'armonia, no? Di riflessioni interne. In fondo all'esterno è una grande vetrina, ma dentro la vetrina o dietro la vetrina ci siamo noi con la nostra quotidianità, ci siamo noi con i nostri rapporti. E per cui Lugano, la montagnola, casa di esse, la lettura dei libri di esse, ed eccoci qua. Ed eccoci qua con questo tipo di mostra che ha voluto prendere a braccetto quello che conoscevo poco di Herman Hesse, che è stato il suo rapporto con la pittura, soprattutto con gli acquerelli. E sfogliando, vedendo prima nella fondazione e sfogliando i moltissimi cataloghi che hanno accompagnato la documentazione del suo lavoro pittorico, ma è venuta a galla un particolare pensiero, che mentre esse è un grande viaggiatore che va a toccare delle corde molto personali, intime, ecco che negli acquerelli lui dipinge l'esterno. Cioè gli acquerelli sono per la maggior parte visioni, colori che lui inserisce in una visione, in una sua visualità, in una sua percezione, oserei dire diretta, ma esterna. Per cui il libro dà una profondità, la delicatezza dei colori sono tutti tenuti a tinte tenui ma esterne, case, alberi, fronde, fiori, erbe, muri. Ho detto, ma guarda, e lì ho detto, ma forse tenere per mano quello che mi ha aperto un'altra porta, una porta importante appunto del mio vivere, come dicevo. Beh, adesso è qua come pittore, io sto guardando queste opere che non sono esteriori, ma sono esterne, è un richiamo. E per cui quando è nata la mostra, è nata con questo sentore di immaginarmi quello che ci poteva essere all'interno di quegli spazi, all'interno di quelle case, dietro quegli alberi. E per cui i lavori che accompagnano questa mostra sono lavori di una ricerca pittorica che non vuole essere aggressiva. Gli anni 80 io mi ritrovo a lavorare a Roma, mi ritrovo con questo gruppo che è legato alla stessa avanguardia, c'era l'urlo del colore, che ha avuto un grande senso perché capovolge completamente, diciamo, una sfera molto più ideologica che accompagnava la ricerca dell'arte. Posso aprire qui una riflessione: ho sempre immaginato una grande sala dove il tempo cercava una sua compagna, l'arte, per poter poi parlare degli eventi e degli avvenimenti. Per cui arte e tempo si sono sempre intrecciati, arte e tempo hanno creato la grande danza della cultura. Ecco, e da allora, riprendendo l'urlo pittorico di quegli anni, che via via poi nella mia ricerca è andato a scemare, proprio perché come urlo sano in ogni caso, io ho pensato che le persone, che una realtà cominciasse a chiedere anche un ascolto più verso l'interno, che sentire delle tonalità di attorno molto forti. Per cui questo passaggio l'ho ritrovato completamente lavorando per questa mostra. I colori sono molto mattati, i colori sono molto pettinati, c'è tutto, credo, una parte della mostra è legata con questo cromatismo molto chiaro, è un cromatismo che in maniera semplice mi vuole portare a quello che è un candore di un animo, perché poi si parte sempre da lì, c'è sempre un punto di partenza che è pulito, poi l'esterno lo sovraccarica di tante cose, ma io voglio fermarmi a quel tipo di sentire, per cui è un sussurro. Vedrete che molti lavori sono accennati, ma è una dichiarazione. Per cui non è un lasciare quel che verrà, è
è una dichiarazione che io non so dove potrà portare un cammino personale o anche, voglio dire, un fatto di percorsi di comunità, dove porteranno quelle strade, però credo che sia un momento in cui tutto è possibile e per cui le grandi matite, i segni che connotano una figura che in fondo siamo noi, no? C'è una figura di un piccolo uccello che gravita all'interno di questi spazi cromatici. E beh, è quello che sta cercando una propria terra. Ecco, arrivo alla terra ed arrivo allora, riprendendo sempre gli altri mondi di Herman Hesse, ho pensato di non solo ricollocare, di far vivere dei possibili rimandi intimi legati a condizioni e parete, no, ho creato un'opera di per sé stessa che dà un segnale. Sono la costruzione di grandi casse che solitamente sono quelle che servono per trasportare appunto i quadri, in questo caso, ma insomma, ma si imballano tante cose dentro le casse. Ecco, in questo caso l'inserimento all'interno di queste casse di trasporto di frammenti di sensazioni che sono i miei disegni, di frammenti di cose che sono quelli che ci portiamo dentro, anche quando noi, io sono oggi ho un rapporto con l'Accademia di Belle Arti di Brera e vedo che ho un appartamento dove ho portato dell'oggettistica mia. Insomma, ci si porta dentro sempre un qualche cosa, per non andare forse dove un non so, ma queste cose ci servono come memoria. Ecco, all'interno di queste casse, no? Ci sono dei grandi segnali intimi, proprio anche di memoria di vissuto, da dove ognuno di noi parte, e segnali anche di oggetti, di cose, io le chiamo cose, ma perché le cose poi appartengono a una nostra sfera di, per la nostra sfera di pensiero, a una sfera concreta, sono cornici più delle volte, ma perché queste cornici poi rappresentano un fatto del nostro vissuto, di dove eravamo, no? Perché comunque eravamo in un luogo che di per sé era cornice, eravamo in un luogo dove eravamo a conoscenza di situazioni, eravamo a conoscenza di consumi di vissuti, di emozioni, e ma poi ci siamo spostati. Per cui ritroviamo allora la pittura interna dei muri e delle case di esse, ma è anche un viaggio all'interno di noi stessi. È un viaggio che è collocato. Ora, queste casse perché danno questo senso di provvisorietà, voluto come segni a matita? Perché in effetti poi, con queste grandi possibilità di attraversamenti, di trasversalità culturali, noi oggi siamo dove non siamo, nel senso che andremo da altre parti, per cui è un luogo non luogo, e lì mi riporta alle letture Siddhartha, Narciso Boccadoro, di Herman Hesse, ma che anticipava quello che era il possibile grande viaggio che oltre confini, oltre frontiere, parlava delle emozioni che continuano ad attraversarsi nel nostro vivere. La percettività mia personale rispetto a come ero, a come sono o come sarò, varia rispetto degli incontri, varia rispetto dei consumi, di conoscenza, di curiosità. Ecco, lì dentro questa frammentazione composta non vuol far altro che sottolineare che l'intimità, il sogno, non è collocabile in uno spazio chiuso. E questi sogni e questa intimità sono spendibili in varie realtà, proprio perché oggi il grande viaggio, staccato dal concetto dell'agenzia che ci permette di prendere i biglietti, credo che noi stessi dobbiamo essere protagonisti del biglietto che prenderemo
nel vivere nella vita, per cui quell'orizzonte che Herman Hesse faceva trasparire nei suoi libri ha riportato all'interno di questa mostra come orizzonte mio personale, e che regala una visione che non farà altro di farci pensare attraverso questi cromatismi pacati un attimo di respiro, diciamo il respiro lungo, più che l'ansia del correre di cui siamo invitati quasi ogni giorno a compiere il nostro quotidiano. Ma che posso dire, insomma, cerchiamo di respirare più lungo e di socchiudere gli occhi verso noi stessi.